Questa casa, che è chiamata Casa Amorosa Beatrice, è stato il lascito di un persone che abitavano qui in Sant'Ambrogio e avevano una figlia nel nostro istituto, e come dote alla figlia ha lasciato questa casa all'istituto. Il nostro superiore di questo istituto ha ricevuto un dono. Nei primi anni l'hanno usato come luogo di formazione per le aspiranti e le postulanti che chiedevano di diventare figli di Maria Scegliatrice. Nel 1947 o 48, in quegli anni, l'istituto ha trasferito la residenza della formazione a Busto di Varese. A tutt'oggi, da 20 anni, questa casa funziona e accoglie sempre queste sorelle, che sono felici di venire in questo ambiente salubre, fresco e sereno. Questa casa è circondata da molto verde, di un giardino e molto vasto, in cui le suore possono trascorrere le loro giornate serenamente. La casa funziona con una direttrice. Abbiamo una sorella che è responsabile della comunità, che noi chiamiamo direttrice, ed è Sor Giordana Sommaruga, più il suo consiglio, che coadiuva la superiora nelle varie attività e nel funzionamento della comunità. In particolare abbiamo anche un'equipe di infermiere diplomate che accudiscono queste sorelle, più delle OS per poterle aiutare a muoversi, accudirle nei loro bisogni di pulizie, di autosufficienti, per le sorelle di non autosufficienti, perché possano sentirsi a loro agio e stare bene. Siamo presenti sul territorio dando testimonianza della nostra consacrazione e vivendo diversi momenti anche della vita parrocchiale. Infatti, dopo il Covid, dalla parrocchia è stato stabilito che al mattino i sacerdoti facenti parte della comunità pastorale si alternano per la celebrazione dell'Eucaristia nella nostra cappella. Partecipano alla Santa Messa anche le persone esterne, di modo che possano cogliere la presenza di queste sorelle che si impegnano non solo a vivere bene per soffrire meno, ma si impegnano nella preghiera e nell'offerta del loro malessere per il bene di questa parrocchia e della società. Quest'anno stiamo vivendo profondamente l'anno del 150° anniversario della fondazione del nostro istituto, voluto da San Giovanni Bosco come monumento vivente di ringraziamento a Maria Ausiliatrice per tutti i beni, tutte le grazie da lui ricevute in favore dell'istituto, dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice. Siamo riconoscenti a questo dono e preghiamo il Signore che ci mandi sante vocazioni per continuare la nostra missione su questa terra di Varese. Thank you.
fate un bel sorriso, non state lì tutte. Viva Don Bosco, tutti insieme. Viva Don Bosco e Madre Mazzarello. Viva Don Bosco e Madre Mazzarello.